Cari amici, benvenuti sul canale dove si parla scherzosamente di cose serie e seriamente di cose scherzose per un video in location inconsueta. Oggi parleremo di bilance, bilancini elettronici e tutto quant'altro. Primo video di una serie perché ho intenzione su questo argomento di tornarci. Allora amici, cominciamo con quella che sarà la nostra bilancia di riferimento. È una bilancia apposita per ricarica della Li ed è una bilancia meccanica. Meccanica non con le molle, ma è un sistema in equilibrio, asta d'era. Questa ha dei limiti, per esempio pesa al massimo 110 grani. 110 grani vuol dire che non riesco a utilizzarla per selezionare delle palle, neanche delle palle del 9x21 o del 38 special, perché normalmente sono più di 110 grani, salvo palle molto leggere. Selezionare le palle, vabbè, è solo una cosa, questa serve per pesare la polvere. Ovviamente pesare con questa è una cosa abbastanza lenta. Comunque noi in questo momento ci serve questa bilancia perché, essendo molto precisa, ci farà da riferimento e peseremo questo buloncino qua. Questo buloncino qua adesso lo pesiamo esattamente con questa bilancia, però in questo momento l'ho tarata adesso prima di accendere la macchina da presa, quindi peseremo questo qui, arriveremo a una pesata in equilibrio, poi lo peseremo 3 o 4 volte per controllare che stia stabile e poi passeremo alle altre bilance. È in equilibrio. È in equilibrio e sono 63,2 grani. Adesso quello che dobbiamo fare è togliere e rimettere il peso 2 o 3 volte per controllare che la bilancia sia, ripeta la misurazione esatta. Il peso ovviamente non cambia. Perfetto. Allora, abbiamo appurato che questo aggeggino è 63,2 grani. Cosa succede se io ci metto un pezzettino di carta? Un pezzettino di carta sballa completamente il peso. Vediamo che la bilancia mi dice che questo non pesa, ormai pesa più di 63,2. Ci rilevo il pezzettino di carta. Allora, questo è meno di un francobollo. Il peso di questo meno di un francobollo ci fa vedere che la bilancia ce lo indica tranquillamente. Lo tolgo e la bilancia torna a posto. Benissimo, adesso passiamo alle altre bilance. Bilancina comprata dai cinesi. Questa l'ho pagata 7-8 euro, non mi ricordo, che è anche cara per quello che è, diciamo. Teoricamente questa ha la misurazione in grani e dovrebbe funzionare benino. Qual è il problema di questa qua? Allora, primo problema, le istruzioni con cui veniva non sono le istruzioni di questa bilancia qui. Nella confezione c'era l'istruzione di un'altra bilancia. Infatti nelle istruzioni c'è anche l'opzione per il contapezzi e tutto quanto. Quindi voliamo le istruzioni. Accendiamo la bilancia, aspettiamo che vada a zero, fa la sua taratura, va a zero. 64 grani invece di 63,2. Perché 64 grani? Perché questa fottuta bilancina qui funziona di 2 grani in 2 grani. Nemmeno di un grano in grano, cioè senza la virgola, di 2 in 2, segna 2, 4, 6, 8, 10, 12, non segna mai un numero di grani dispari. Se io ci metto il fogliettino di carta, sono sempre 64 grani, ovviamente. La precisione della bilancia è veramente scadente. Ottima per pesare la posta, la pasta, perché arriva fino a mezzo chilo, quindi hai voglia tu di pesare tante cose. Ma non per pesare cose di precisione, medicinali, ricarica di munizioni, prodotti chimici, non va bene. Questa, per queste cose, non va bene. Per
Riaccendiamola, ritagliamola senza il pezzettino di carta, facciamo due o tre pesate. 64, 64. Allora, la ripetitività è buona. Infatti io questa bilancina l'ho usata per un po' per selezionare il peso delle palle, che alcune marche di palle per la ricarica delle munizioni sono piuttosto precise. Altre più economiche hanno grosse differenze da una all'altra, cioè nominale 158 e poi le puoi trovare da 156 a 168 le palle. Con di 2 grani in 2 grani mi va già benissimo per dividerle un po' in lotti. Per l'allenamento non c'è nessun bisogno, se uno deve fare cose particolari già una differenza tra un colpo e l'altro che può arrivare a una decina di grani può fare anche la differenza. Però non va bene, non andrà mai bene per pesare la polvere da sparo. Questa l'ho ordinata su Amazon, costava circa 3 euro e mezzo, meno di 4 euro. È venuta fuori indicata sul gruppo dove sono moderatore, il gruppo Facebook Ricarica per Armi Corte, e per 3 euro e mezzo ho pensato che probabilmente non avrebbe funzionato, ma ho detto la ordino e ci faccio la recensione. E infatti eccola qua. Allora. Confezione bellissima, con bilancina con il coperchietto per proteggere il sensore, ottimo. Il foglino di istruzioni che ti dice le specifiche, questo è di questa bilancia qui, e ti dice la precisione. La precisione, allora, se noi prendiamo i grani, gs o gn, mi dice che fino a 1543 grani la precisione dovrebbe essere di 0,2 grani. Non è l'ideale per la polvere. 0,2 grani non è l'ideale per la polvere, però potrebbe già andare bene. Se non che non è vero un cazzo. Allora, accendiamola, aspettiamo che si tari. La metto un po' più in favore di telecamera. Ecco ok, abbiamo detto che questo era 63,2. E questo mi dice 63,2. Wow, bellissima sta cosa qua. 63,2. Ovvero, è vero che ti dà il punto decimale dopo la virgola, cioè una virgola con un decimale dietro. Il problema qual è? Che scala non di 2 grani in 2 grani, ma da 64, 63,2 scala a 64 e 8. Questo è l'intervallo che fa, quindi un gra di grano è 6 in grano è 6. Quindi sembra più precisa di questa, ma in realtà comunque c'è un grano e 6 di approssimazione. Qual è il punto di questa bilancia? Che non ha una grande ripetitività oltretutto, cioè se io peso questo 20 volte, dopo un po' mi comincia a dire che non è più 63,2. Ora, in questo momento non lo sta facendo, ma con le munizioni che sono tante, mi è successo che me le dava tutte uguali, perché di grano e 6 in grano e 6 c'è anche un certo range nel quale te metti dentro le palle e sembrano tutte uguali. Poi a un certo punto te ne dà una diversa, la metti da parte e te le comincia a dare tutte di quel peso lì. Com'è possibile? Allora riprendi una di quelle di prima, la metti sopra, è diventata come quelle di dopo. Dopo un po' cambia la taratura. E non è, costa poco. Diamond Model 500 non ve la consiglio assolutamente. È un
un troiaio peggio dell'altra, perché l'altra c'ha la faccia di dirti io vado di Dugrani in Dugrani. Questa ti fa pensare che va di decimo di grano in decimo di grano, anzi, le istruzioni ti dicono di due decimi di grano in due decimi di grano e già è peggio, ma in realtà va di 1,6 grani in 1,6 grani. Non va a una precisione inferiore a un grano e 6 di differenza fra una pesata e l'altra. Ergo, pessima. Bocciata, bocciatissima anche questa qui. Eccoci qua. Avete visto i test che ho effettuato con queste bilancine del cavolo. La morale della favola qual è? Primo, che la bilancia meccanica non si batte. Secondo, che se volete spendere poco, godete poco, perché queste bilancine, come abbiamo visto, una va di due grani in due grani e una va di un grano e sei in un grano e sei, quindi sono comunque inadatte per la ricarica. Quindi a questo punto ci aggiorniamo, ho intenzione di prendere altre bilance, di ora di salire di livello, cercare qualcosa di più specifico per la ricarica, spendendo quello che c'è da spendere purtroppo per me, e prendere una bilancina che dovrebbe teoricamente effettivamente funzionare. Faremo un altro video con questa bilancina, con il solito sistema del confronto con la bilancia meccanica della Lee, e noi ci vediamo al prossimo video.